Eccoci con un nuovo video, un video che a me piace molto perché ho deciso di raccontarvi una delle mie più grandi passioni. E molti di voi penso che l'abbiano capito in base alle foto che posto giornalmente sulla mia pagina Facebook, e sono le lanterne. Infatti casa mia è veramente piena, ogni angolino c'è una lanterna diversa perché mi piacciono, penso che completino un po' l'ambiente o comunque gli angolini. Pensavo durante la scelta di questo video, mentre cercavo di ragionare un po' cosa potervi raccontare, ho subito pensato a questo argomento proprio perché molto spesso mi chiedete dove lo acquistate. E allora perché non girare un video proprio su questo? Volevo inizialmente fare un po' una scaletta dall'ultima a quella più bella per me, ma credetemi, non sono riuscita perché ogni lanterna che ho ha un po' la sua storia e ogni lanterna è stata veramente presa perché mi ha colpito. Allora, iniziamo da quelle più piccoline. Sono queste qua, adesso le prendo perché ho il letto pieno. Allora, sono queste qui, con il cuoricino. Sono tra le più cliccate da voi. Penso che siano quelle che vi piacciono di più perché sono quelle che più mi chiedete dove le ho acquistate. Allora, io di queste qui ne ho 5. Ne ho due bianche, che è come questa qua che vedete qua adesso. Vedete, ve la mostro un po' più da vicino. Poi ce l'ho gialla, qua, che mi piace da matti. Adesso il giallo è uno tra i miei colori preferiti e quindi appena l'ho trovata l'ho subito presa. Poi ce l'ho questo color Tiffany, forse un po' più sull'azzurro, non proprio Tiffany ma più o meno si avvicina, e questo azzurro invece un po' più pastello. Sono le quattro lanterne che io ho acquistato da casa. Molto spesso le fotografo sia separate ma anche insieme, e devo dire che sono carinissime, sono piccoline e messe qua e là davvero fanno la loro figura. Poi andiamo avanti. Allora, una lanterna similissima, anzi penso uguale a queste qua, è questa qua, sempre presa da casa ma più grande. Ha sempre il cuoricino, proprio identica a queste qua piccoline, ma in un formato un po' più grosso, vedete? E io è quella che ho sopra il tavolino in sala tra i due divani e mi piace molto, ogni tanto l'accendo anche questa, è carinissima. Eccoci. Poi, andando avanti, ho queste due che sono le, conoscerete, le classiche candele IKEA. Allora, io le amo, penso che fra tutte quelle che ho, queste sono quelle che io preferisco, mi piacciono da matti. Ogni volta che vado all'IKEA sono sempre tentata a comprarne una uguale, bianca, perché mi fanno impazzire, bellissime, e ce l'ho, ne ho due in casa e una anche fuori in giardino che poi vi mostrerò, e ce l'ho bianca e grigia. Adesso sono uscite anche di altri colori e penso di acquistare poi, appena riuscirò ad andare all'IKEA, quella gialla, bellissima, molto primaverile, molto solare. E queste sono le due lanterne IKEA che penso che chiunque ce le abbia. Poi, andando avanti, adesso spero non crolli. Poi, andando avanti, allora ho questa qua, che l'ho acquistata qualche mese fa, forse anche un annetto fa, da Maison du Monde, alla cifra di 7 euro. È molto pesante, tipo pietra, con questo cuoricino che balla, e a me piace molto. È grigia, molto shabby. Questa è molto shabby. Poi, andando avanti, sempre Maison du Monde, ho questo qua, che è sul tavolino davanti ai divani, e molto, anche questa molto shabby,
è di legno bianca, molto semplice, con l'apertura qua, molto carina. Poi andiamo avanti. Ho questa qua, a forma di casetta. Questa qua è un regalo di alcuni miei bimbi dell'asilo e la tengo un po' più di figura, non metto niente all'interno, non la metto la candelina perché ho paura che prenda fuoco tutto, però è molto graziosa. Poi andando avanti ho questa qua presa da casa, anche questa qualche mese fa. No, scusate, ho detto una cavolata. Questa qua l'ho presa da Jask. Da Jask, vedete? È in metallo bianco con qua cerchietto da poter, se volete appenderla. Bellissima Jask. Poi, sempre Jask, ho acquistato non tantissimo tempo fa, quest'inverno, mi pare, ho acquistato queste due casette che sono molto stile nordico, a me piacciono da matti e le ho messe sulle mensoline, su quelle due mensoline che ho in sala e graziosissime, poi accese soprattutto sotto Natale, danno un po' quell'aria molto molto nordica. Eccole, Jask. Poi sempre Jask. Questa qua, sempre questa casetta, questa qua invece è in metallo, vedete? Con le finestrelle, anche questa qua accesa è molto carina. Poi, sempre Jask, scusatemi ma mi devo lanciare a recuperare altra lanterna, sempre Jask questa qua, che a me fa impazzire. Ci ho messo un bel po' a comprarla perché non sapevo veramente dove metterla. Però mi piaceva talmente tanto che io l'ho acquistata lo stesso e il posto l'ho trovato sul davanzale della finestra in sala. E mi piace da matti. E adesso non riesco a capire la scritta Beautiful House. A me piace molto questa qua. E so che molte di voi l'hanno acquistata perché me l'hanno chiesta e l'ho intravista in qualche foto di qualche casetta, qualche sala. Le ho viste. Eccola. Questa è anche carina da appendere, chi ha magari un giardino fuori, è carinissima da appendere. Poi, sempre Jask, ho questa qua, in legno, inizialmente era un legno tortora, quel color legno chiaro, ma io non da tanto l'ho dipinta di bianco. Sopra è grigia, semplicissima. Ed è molto carina anche questa qua. Anche questa volendo si può appendere, un po' pesantuccia, però è molto 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 graziosa, bella. Poi andiamo avanti. Maison du Monde. Ho questa qua che avevo prima sul mobile del mobile Jask, quello entrando in sala. Adesso l'ho spostata, l'ho messa per terra in un angolino. Ed è molto graziosa anche questa. Si apre qua, mettete la vostra candeletta e il gioco è fatto. Anche questa sempre bianca. Come sapete io adoro il bianco. Poi, ultima lanterna, la più grossa, ed è quella che più mi chiedete, è questa qua. Faccio anche fatica a prenderla. Questa qua, Maison du Monde. Allora, questo pezzettino bianco l'ho fatto io perché prima era nero, ma nero da me stonava veramente tanto e quindi ho deciso di prendere pennello, colore e farlo bianco. E poi è tutta color legno, come vedete io ci ho messo le due candelone dentro, una grossa e una più piccina. E a Natale questa lanterna, come avete visto nelle mie foto, diventa il mio presepe. Io dentro metto le statuette del presepe e faccio un po' una sorta di grotta. E questa qua l'ho presa da Maison du Monde. Ecco, le mie lanterne sono terminate qua. Sono tutte qua. Spero che questo video possa esservi stato utile e possa esservi piaciuto. Nel frattempo vi saluto e vi auguro un buon weekend.
una buona settimana e arrivederci al prossimo video. Ciao!